Grazie Presidente. Parliamo di un'area che è stata ceduta a titolo gratuito dal Demanio a Roma Capitale nel 1987, con legge numero 453 del 29 ottobre, appunto di 30 e passa anni fa. Nell'arco di questo lungo periodo di tempo il Comune vi ha realizzato un parco, appunto il parco di Centocelle, due impianti sportivi comunali e altre strutture. Nel 2008 un decreto legge ha abrogato la legge del 1987 e questo ha creato un problema perché in questi anni il Comune non è mai andato ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà e quindi il problema che si crea è che il Comune ha investito soldi per realizzare ecco, un parco, degli impianti sportivi che poi sono stati anche dati in concessione e in questo momento non manca questo passaggio, quindi la formalizzazione del diritto di proprietà dal Demanio al Comune. A tal riguardo c'è anche un parere, abbiamo trattato il tema in commissione l'ultima volta il 1 agosto di quest'anno e successivamente ho chiesto all'avvocatura un parere, parere che è pervenuto e conferma la lettura che abbiamo dato in commissione di questa lunga vicenda, ovvero che il diritto effettivamente si è trasferito in capo all'amministrazione. E tornando ai due impianti sportivi, uno dei due ha una concessione che scadrà nel 2030, l'altro scadrà l'anno prossimo. In entrambi i casi è necessario e urgente a questo punto andare a completare questo iter perché in un caso, appunto, come è scritto nella parte finale della mozione, bisognerà provvedere a pubblicare il bando per riassegnarne la concessione. Nell'altro caso, invece, nel caso in cui dovessero essere necessari dei lavori di manutenzione o qualsiasi tipo di miglioria o anche manutenzione ordinaria da autorizzare, l'amministrazione non potrà farlo finché appunto non avrà formalizzato correttamente la sua proprietà. Per questo motivo appunto chiediamo alla Giunta di dare impulso a questo atto ed effettuare ecco, questa trascrizione. Grazie.